gilet rigorosamente azzurri e gazebo informativi. Anche ad Arezzo Forza Italia celebra i 25 anni dalla nascita con un ritorno in piazza, in questo caso al mercato di Via Giotto, per ribadire da un lato l'impegno del partito e dall'altro la propria contrarietà al governo giallo-verde. Praticamente è una celebrazione di una esperienza che abbiamo maturato, ci sono classi dirigenti territoriali fino anche a livello nazionale, perché noi abbiamo oggi due parlamentari, Stefano Mugnai e Maurizio Rettore, che si distinguono notevolmente nel portare la propria esperienza, appunto, di tanti anni di militanza in Forza Italia in Parlamento per trattare tematiche territoriali. L'importante per noi è essere vicini alla gente, la nostra idea è parlare molto di territorio, poco di questioni che interessano a poco. Un traguardo importante che si trasforma così anche in un'occasione per fare il punto sulla situazione politica locale e nazionale. Siamo impegnati su molti temi, su molte questioni, soprattutto su una tutela e rivalorizzazione delle imprese per il volano che può dare sul mondo del lavoro, e la vicinanza alle categorie economiche, ai cittadini. Noi chiediamo che ci sia una flat tax per tutti e non solo limitata ad alcuni settori, e chiediamo soprattutto che si realizzi il programma di centrodestra così come è stato votato dagli elettori il 4 marzo dello scorso anno. Noi crediamo che questo è un momento fondamentale per rilanciare soprattutto una politica che non è involutiva, semplicemente moderazione, ma centralità di questioni che riguardano gli interessi dei cittadini. Avete portato nel corso di questi mesi le istanze del territorio, in questo momento una delle priorità indubbiamente le 45, ma anche d'altro canto la viabilità alternativa. Sì, abbiamo fatto un'interrogazione, purtroppo Toninelli non è venuto in aula per rispondere a question time questa settimana, confidiamo che questa avvenga la prossima, e la battaglia va nella direzione di mettere in sicurezza e riaprire quanto prima un'arteria fondamentale qual è la E45, ma con la consapevolezza che da questa emergenza si può uscire con una viabilità alternativa che metta in sicurezza per qualsiasi altra emergenza che potrà accadere sulla E45. Quindi si tratta di rinazionalizzare, quindi riaffidare alla gestione ANAS la vecchia 3 bis, investire, spendere, risistemare quella strada metterebbe in sicurezza tutto quel territorio ogni qualvolta, e purtroppo la storia della E45 ci dice che certe emergenze accadono ogni qualvolta l'E45 non sia disponibile alla percorrenza normale, standard.